E sempre girando per il Nautic Sud ci siamo fermati in questa bellissima realtà, una realtà nuova della cantieristica campana. Con me c'è proprio Giuseppe Petrucci, il nome del cantiere Jupex viene proprio da lì, Giuseppe Petrucci. Giuseppe, una realtà importante, vi siete presentati con uno stand imponente, con quattro modelli che vogliono far capire che, insomma, che non siete entrati in questo mondo tanto per fare un esperimento, ma avete un progetto importante, un progetto che nasce dalla tua passione, perché ci dicevi che per prima cosa tu per tanti anni sei stato diportista e lo sei ancora. Eh sì, avendo la passione sin da piccolo, andando sulle barche con mio padre, quindi è una passione che mi lega da tanto. Un po' comune qua sul napoletano, no? Che ci sono un po' da bambini si parte già a vivere il mare, per cui tu l'hai vissuto proprio da bambino. Eh sì, perché sin da piccolo, a soli 8 anni, mio padre, diciamo, mi ha regalato la prima barchetta di 5 metri circa. Io già facevo le traversate Napoli-Ischia da solo con mio cugino che aveva 2-3 anni in più, e quindi la gente mi davano per matto, a me e pure a mio padre, perché, diciamo, è sempre stata una mia passione, è sempre stato un mio desiderio arrivare, diciamo, a questa cosa qua. E questa cosa qua, che tu chiami questa cosa qua, davanti a noi abbiamo una 26 piedi, bellissima, barche che si presentano da sole, barche che vengono proprio dalla cultura di viverla sia per la notte che per il giorno, perché gli spazi sopra coperta sono spazi molto importanti, cioè si nota proprio che dalla prua alla poppa ci si muove molto facilmente e si trovano spazi molto confortevoli. Questo è, penso, uno degli obiettivi che ve l'avaste prefissati nel momento in cui avete deciso di entrare nel mondo della cantieristica. Eh sì, abbiamo fatto, diciamo, un prodotto che può piacere un poco a tutti i diportisti. Abbiamo il 26VA, che è una barca molto sportiva e ti permette di passare una giornata, diciamo, molto vivibile all'esterno, mentre il cruiser ti permette, diciamo, pure di fare qualche prenottamento più lungo, anche se pure su questa, però quella abbiamo un po' più di vivibilità in cabina. Si privilegia un po' lo spazio della notte, quindi sotto coperta. Sotto coperta. Poi abbiamo il 30, che, diciamo, è un pochettino più grande di questa, è un po' più vivibile ancora all'esterno e pure all'interno, e poi abbiamo la piccola 175 per i piccoli diportisti che vogliono iniziare, diciamo, una nuova avventura nella nautica. E a breve c'è qualche altra novità. Io intanto le novità poi le vedremo, perché già queste per noi sono tante le novità, perché avete presentato qua al Nautic Sud. Mi soffermerei un attimo proprio su quelle che sono le linee, barche che sono state non soltanto studiate per gli spazi e per offrire tutto quello che hai detto, ma sono anche accattivanti come design, ed è un segmento nel quale, ci dicevi, non c'era molto effettivamente nel panorama della nautica, perché vi siete andati a infilare in delle misure dove forse c'era poco sul mercato, no? Per cui dal 30 piedi, insomma, arrivare poi al 40 sono quelle dimensioni dove non c'era molta offerta. E infatti noi, diciamo, abbiamo scelto proprio queste dimensioni perché in giro ci sono molti gommoni, molte cantieristiche, diciamo, con altri prodotti più grandi, e ci siamo soffermati un attimino e mancava proprio questo modello di barca, diciamo, anche se, diciamo, la nostra idea è poi magari, diciamo, la novità che presenteremo in estate, ci può essere anche qualche gommone. Una novità su dimensioni, diamo un'idea? Sui 10 metri. Sui 10 metri di barca, ecco, queste barche appunto nascono per offrire a tutti allora la possibilità di vivere il mare come tu l'hai vissuto dalla tua adolescenza, da quando eri ragazzo. Ricordiamo, poi in tutto quello che è stato il tuo percorso di crescita, tu poi sei entrato prima ancora di metterti adesso a fare imbarcazioni da zero, quindi barche tutte firmate da te, c'è stato ovviamente tutto un percorso invece che ti ha visto protagonista nell'ambito delle allestimenti, delle riparazioni, per cui nel mondo della nautica tu ci sei da tanti anni. Sì, diciamo che io compravo qualche barca magari un po' vecchia, la rimodernavo, compravo qualche barca, la vendevo, è sempre stata una mia passione. Sempre personalizzandole, no? Ci mettevi un po' la tua firma, no? Esatto, sì, esatto, riguardo alla moto, diciamo, ai motori, eppure riguardo agli allestimenti, diciamo, ho sempre avuto queste idee
un pochettino particolari. Io direi che intanto farei veramente, sarebbe da stappare questo Don Perignon per l'entusiasmo e per l'impegno e per la tenacia che c'ha questi giovani che qua nel napoletano ne abbiamo viste diverse di realtà che nascono proprio da ragazzi che da giovani non aspettano tanti anni a mettersi in gioco come stai facendo tu. Questa è una presentazione importante, non è uno scherzo mettere in piedi quattro modelli così, sono barche impegnative. Ci hai creduto, hai messo tutto te stesso, penso che ormai il tuo tempo è dedicato completamente alla Jupex, questo già di per sé è apprezzabile. Sì, diciamo che oramai abbiamo fatto questa avventura, la portiamo avanti senza, diciamo, alcuna presunzione, senza alcuna pretesa. E vogliamo crescere, tutto è, se la clientela ci dà fiducia noi terremo modo di farci conoscere e di dare tutta la nostra affidabilità. Complimenti davvero e auguri a tutto quello che stai facendo, ci vediamo in mare per provare queste bellissime barche che hai presentato qua a Nautic Sud. Ciao Giuseppe. Grazie, ciao Francesco, un bacio a tutti.